tutti, oggi nuovo video, finalmente riesco a girarvi un nuovo video, è qualche settimana che non ne giro di nuovi, ma ne ho talmente tanti in arretrato, soprattutto video haul che vi sto diciamo piano piano scaglionando, per cui ho sempre comunque qualcosa da caricarvi, da mostrarvi anche se non ne giro di nuovi. Questa mattina però un attimino, un po' di tempo prima di andare al lavoro, per cui vi volevo mostrare due cosette che ho acquistato. Probabilmente questo piccolo pezzettino di video, visto che non c'è tanta roba che devo farvi vedere, lo attaccherò magari a qualche altro video haul per fare un video unico e non caricarvi magari un solo video di pochi minuti. Poi vediamo, perché dico sempre un video breve e poi dopo chiacchiero per mezz'ora e quindi vediamo come viene. Sono un pochettino stravolta, mi vedo orribile con le occhiaie, sono un po' stanca. Allora, vi mostro qualche acquistino Yves Rocher. Mia mamma ha fatto un altro ordine e quindi insomma ho messo dentro qualcosina anche per me e vi mostro subito quello che ho preso. Ho anche alcuni omaggi che abbiamo diviso io e lei, vabbè, vi mostro tutto. Allora, prima cosa che non mi sono fatta scappare, è l'acqua profumata per corpo e capelli, al mango l'ho scelta io. Questa c'è alla vaniglia, al cocco. Infatti la mamma di Nicola l'ha presa al cocco, e poi che altro? Forse un'altra profumazione, ma non mi ricordo. No, forse no, forse soltanto queste tre. Comunque, ovviamente io da brava amante del mango non potevo che prendere il mango. Ero indecisa anche con il cocco, però con il cocco ho già qualcosa di balea, quelle acque per il viso, quelle più che altro. Però insomma, mi ispirava di più questa al cocco, lo trovavo più particolare. Sono veramente amante io poi delle profumazioni al cocco, tutto ciò che è cocco, cioè sia come frutto da mangiare, scusate, di mango, sia come frutto da mangiare che proprio come profumazione. E quindi insomma, non me la sono lasciata scappare e ho preso questa. Mi piaceva anche l'idea che fosse appunto anche per i capelli, perché io già è una cosa che faccio, però molti prodotti contenendo alcol poi i capelli me li seccano ancora di più. Quindi insomma mi ispirava questa qui che è studiata anche poi per i capelli. E vedremo, non l'ho ancora provata, sono proprio curiosa, non la aprirò subito anche se è un prodotto che sicuramente è un po' più estivo, però ho altri prodotti di questo genere in uso, quindi non lo aprirò subito, però sicuramente vi farò vedere. E vi faccio vedere anche quella al cocco che devo dare invece alla mamma di Nicola, che è appunto questa qui. Molto carini. I packaging sono 100 ml di prodotto. Questo il prezzo varia, nel senso che dipende un attimino da se ci sono offerte, promozioni. Il prezzo fisso sono 9,95 se non sbaglio. Poi ho preso, che purtroppo è arrivata un pochettino schiacciata la confezione, diciamo, esterna in cartone, questa crema della linea Sebo Vegetal, che è quella con la polvere di tè boreale, quindi la linea quella per pelli miste grasse. La linea per pelli è appunto quella miste grasse, che è la Sebo Vegetal, poi c'è la Sebo Pure Vegetal, che è quella proprio per le pelli molto grasse, con tante imperfezioni. Questo è un trattamento perfezionatore effetto blur. Oil free e appunto c'è scritto pelli da miste a grasse. Quindi l'ho presa per me, perché penso poi sarà da vedere. Questo è il formato, sono 30 ml, quindi non è formato da crema classica, ma più da siero. E infatti questo si può mettere o su tutto il viso come una vera e propria crema, diciamo, da giorno ovviamente, quindi prima del make-up, perché va a fare questo effetto liftante che va. Tra l'altro ho toccato qualcosa adesso, ho le mani profumatissime. Beh, non lo so, vabbè.
fa questo effetto appunto che va a riempire rughettine, pori dilatati, le varie imperfezioni, quindi a creare una superficie della pelle più liscia su cui poi andare ad applicare fondotinta e quant'altro. Questa dovrebbe essere l'idea del prodotto, poi vedremo un attimino com'è. Quindi dicevo, o su tutto il viso o anche solo nella zona T o dove avete più imperfezioni. Va anche a opacizzare. Io credo che la utilizzerò o nei periodi in cui magari ho particolari imperfezioni o mi sento la pelle particolarmente grassa e bisognosa, diciamo, di essere purificata e allo stesso tempo perfezionata per il make-up su tutto il viso, oppure anche appunto solo in certi punti, considerando che un 30 ml l'andrò ad usare accuratamente. Il suo prezzo di base di listino sono 9,95, io l'ho pagata 7,95 perché era in offerta, quindi ne ho approfittato appunto che c'era l'offerta. Vi leggo un attimino quello che c'è scritto. Allora, i nostri ricercatori in Cosmetic Vegetale hanno selezionato la polverite boreale riequilibrante che agisce in profondità per contenere l'effetto lucido, neutralizzare le imperfezioni e affinare la grana della pelle. Polverite boreale riequilibrante, brevetto depositato in Francia, cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, quindi anche il cartone appunto probabilmente è stato riciclato. E un trattamento perfezionatore effetto blur della formula senza siliconi, ultra leggera, che levica la grana della pelle e opacizza istantaneamente per un incarnato perfetto. Applicare al mattino dopo il trattamento abituale sulle zone da opacizzare, evitare il contorno degli occhi, non applicare su pelle idratata. Quindi qua dice che è da applicare appunto in certi punti, sopra la vostra crema. Valutate questa cosa nel senso che se avete la pelle, valutate a seconda di com'è la vostra pelle, nel senso che potrebbe risultare magari troppo pesante utilizzata sopra la crema abituale, dipende poi che crema utilizzate. Quindi valutate voi il giusto mix match con gli altri prodotti, ma secondo me va dosato un pochettino, nel senso che eviterei di mettere, consiglio mio personale, troppi prodotti, comunque soprattutto in questo periodo. Quindi magari d'inverno ci sta che si mette la crema normale e poi mettete sopra questo. D'estate non lo so, lo trovo forse un po' troppo pesante, però vediamo, nel senso che non l'ho ancora provata, quindi vediamo poi quando la proverò come mi sono trovata e vi darò le giuste indicazioni. Di base comunque va a perfezionare l'incarnato e opacizzarlo all'istante, quindi è gestibile a seconda delle vostre esigenze. Poi ho preso due mascherine, anche queste erano in offerta, quindi ne ho prese due di queste qui nuove. E io ho preso quella verde che è quella purificante, quindi quella per le pelli appunto un po' più miste, grasse, e l'altra che invece è rigenerante, quindi un pochettino più idratante, che va bene per tutti i tipi di pelle. Allora, quella verde è una maschera in gel, appunto purificante, con menta peperita biologica. Sì. Mentre l'altra è con la calendula, quindi è una maschera come consistenza, questa gel e questa più balsamo, appunto con calendula bio, quindi il 90-99%, adesso non mi ricordo la percentuale degli ingredienti comunque presenti in queste maschere sono biologici e sono maschere veloci da utilizzare 2 o 3 volte alla settimana, 10 minuti di posa e poi si elimina l'eccedente con un dischetto di cotone umido. Hanno 6 mesi di PAO, vediamo. Sì. Sì,
Sì, dice che hanno 6 mesi di PAO, ma comunque è indicata anche una data, diciamo, di scadenza, perché essendo in buona parte comunque biologici, sapete che i prodotti bio hanno comunque molti, è una data specifica entro il quale dovete utilizzarli. Madonna mia, sti capelli, cioè non riesco a gestirli, vabbè. E quindi sono queste due. Sapete che sono un amante delle maschere viso, quindi non potevo non acquistarle. Un po' piccine, nel senso che me le aspettavo un pochettino più grandi, però 30 ml questo sono. E, però per una maschera comunque ci sta, considerando che non la fate tutti i giorni e che si stende bene sul viso, ne fate comunque un bel po' di utilizzi con questa quantità senza eccedere troppo. E mi hanno incuriosito molto, vedremo un attimino come sono. Poi basta, gli altri sono appunto gli omaggi. Allora c'era un omaggio, questi trattamenti. Questo è sempre un 30 ml, quindi una mini size, ed è un trattamento lisciante per capelli da applicare. Aspettate che ve lo dico, che è scritto dietro, perché anche questo non l'ho ancora utilizzato. Dove sta scritto? Applicare 3 volte, ma dov'è l'italiano? Se c'è l'italiano. Fluido lisciante, capelli indisciplinati. Applicare prima della piega 3 volte alla settimana su capelli asciutti o umidi, non risciacquare. Quindi come una sorta di, sì, di trattamento, ma non balsamo o maschera che poi appunto andate a lavare via, ma post shampoo prima di asciugarli. E sono molto curiosa di provare questo perché appunto i miei capelli sono abbastanza difficili e ingestibili, diciamo così. Quindi sono curiosa di vedere che effetto fa e se me li rende non tanto più lisci, che non mi interessa particolarmente, ma più disciplinati, diciamo così. Vedremo. E poi io e mia mamma ci siamo divisi gli omaggini perché lei ha preso dei solari. Scusate. Poi, ultimi due prodottini sono due mini taglie, due omaggi, perché mia mamma aveva preso i solari e con l'acquisto dei solari c'era una trousse con dentro 5 prodotti in mini taglia in omaggio e quindi ne abbiamo approfittato e insomma sono arrivati anche quelli. E mia mamma ha tenuto gli altri prodotti, adesso non mi ricordo cosa erano, ma mi sembra dei prodotti per capelli. Credo di sì, mi ricordo, e invece io ho preso i prodottini al Monoi. Allora, questo è un doccia shampoo in versione appunto piccina da quanti ml? 50 ml, che va bene sia per il corpo che i capelli. Quindi diciamo questo comodissimo quando si va in vacanza perché è appunto formato piccolino, quindi va bene in valigia e appunto anche nel bagaglio a mano. E per noi che facciamo sempre i nostri viaggi un po' avventurosi, vabbè, quest'anno non ne voglio parlare. Meglio di no, mi rattristisco. Comunque sempre perfetto. E il fatto che vada bene sia per corpo che per capelli, insomma, mi fa risparmiare ulteriormente spazio. Questo invece è un po' una piccola chicca, perché è un olio, anche questo va bene, diciamo, per i capelli e per il corpo, un olio idratante appunto della linea Monoi. Io vi ho fatto vedere nel video scorso che avevo preso quello originale, quindi diciamo quello quasi puro. Questo invece è quello con le pagliuzze dorate all'interno. Non so se riuscirete a vedere. Io non voglio aprirlo per non far partire il PAO, perché ho un altro olio iridescente in realtà già aperto da utilizzare quest'anno, quindi non volevo andare su questo. Però credo e spero che vediate. È una meraviglia. Non vedo l'ora di provarlo, di sentire la profumazione, perché il Monoi dovrebbe essere un profumo proprio paradisiaco, e di vedere proprio l'effetto di questi brillantini dorati su corpo e capelli.
molto 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 incuriosita e questa è la mia Italia, così lo posso provare, eventualmente questo c'è grande, anche questo ovviamente c'è grande. Allora, questo è tutto, ma ne approfitto per farvi vedere anche dei campioncini invece di l'erborario, che siccome nel centro commerciale dove lavoro c'è anche appunto l'erborario, le commesse ogni tanto ci portano qualche promozione, qualche campioncino da provare. E all'interno di questa bella carina scatolina c'è dentro un bel po' di roba, vabbè, un piccolo sconto appunto per noi dipendenti. E poi c'è un sacco di campioncini. Allora, crema viso antirughe ridensificante con scorza d'arancia ed estratto di erba medica. Questa qui, ovviamente, non li ho ancora provati, quindi ve li mostro solo così, giusto per. Crema corpo al profumo di caprifoglio. Anche comunque, questi qua sono comodi da portare in viaggio. Io sempre nei viaggi portavo tutti i campioncini, che non li uso mai a casa perché non sono un amante dei campioncini. Però sono comodi se ti interessa capire come è un prodotto per provarlo e anche appunto per i viaggi da portare via. Questo è un gel detergente viso e mani alla Daglia. Questo qui. Poi crema solare viso con aloe vera e macadamia con protezione media 25. Questa qui. Interessante. Bagno doccia dopo sole, prolungatore dell'abbronzatura con carota e mallo di noce. Anche questo è interessante. E per finire lozione dopo barba, quindi questo lo darò a Nicola con estratto di ebano. Ed è questo qui. E niente, quindi questi sono appunto i campioncini. Per oggi è tutto, quindi non so se monterò questo video così com'è oppure se appunto lo vedrete attaccato a qualche altro video. Per il momento io vi saluto, vi mando un bacione. Ciao ciao e alla prossima!